Ben ritrovati a tutti qui ragazzi sul canale di Rubaldo Gamer, finalmente ci siamo, abbiamo raggiunto i 500 iscritti. Dico abbiamo raggiunto perché questo obiettivo è stato possibile soprattutto grazie a voi. Ma prima di iniziare questo discorso aprirei una piccola parentesi per darvi l'occasione di farmi qualsiasi tipo di domanda, veramente di ogni tipo ragazzi, quindi lasciate un commento qua sotto e io vi risponderò in un prossimo video, ovviamente sempre se lo vorrete. Chiusa questa parentesi, come vi stavo dicendo prima, questo traguardo è stato possibile veramente grazie a tutti voi. Quindi questo è un video soprattutto di ringraziamenti a tutte le persone che hanno creduto in me, che hanno creduto in questo canale e sono veramente felice di aver ottenuto questi risultati, soprattutto perché questo qui non è il primo mio canale che apro. Ovvero, io in precedenza avevo tre canali, tutti uguali, con lo stesso nome. Ho dovuto chiuderli perché, diciamo, un po' per mia inesperienza e un po' per non aver letto le normative di YouTube, diciamo, ho ricevuto tutti gli strike necessari per chiudermi la monetizzazione. E siccome tutti quelli che iniziano su YouTube vogliono monetizzare i propri contenuti, e non lo nego, lo voglio fare anch'io, mi sono appunto trovato di fronte a questo problema che è un problema grosso. Decidere di continuare a caricare video senza monetizzarli oppure chiudere il canale e ricominciare tutto da capo. Ovviamente questo ha influito moltissimo sull'attività del mio canale, ero riuscito ad arrivare a un punto di iscritti che era superiore a quello di questo canale, li ho persi tutti quegli iscritti, gran parte di loro non si sono nemmeno più riscritti, ognuno fa le sue scelte. Ho perso giustamente il primato che avevo su vecchi video che ho anche ricaricato su questo nuovo, ma che ovviamente non hanno, diciamo, più ottenuto successo come i precedenti. Non vi voglio però annoiare con questa storia, voleva essere semplicemente un avvertimento per tutti voi nuovi YouTuber che appunto state aprendo un canale da poco. Vi consiglio di leggere attentamente le normative e di rispettare molto rigorosamente il copyright, perché se no veramente ve lo schiaccio in pochissimo tempo, soprattutto i canali piccoli che YouTube proprio se ne infischia. Dovrei passare i ringraziamenti, ma questi li traslerò alla fine di questo video proprio per non annoiare le persone che effettivamente non gliene può interessare nulla di tutto ciò, ma vuole sentire cosa io voglio portare, diciamo, di novità all'interno del mio canale. Perché sì, adesso parleremo di novità. Io ho tre progetti che sono più o meno grandi, se così vogliamo dire. Li vorrò portare nell'arco di quest'anno e se possibile nell'arco del primo quadrimestre. Se non tutti questi punti, almeno una parte di essi. Ovvero, numero 1, vorrei portare un nuovo format. Di che cosa si tratta questo format? Come ben sapranno già gli iscritti al mio canale, io prediligo molto il genere MMORPG, ma anche il genere horror. A me l'horror piace, mi piacciono i film horror, mi piacciono i giochi horror e quindi mi piacciono anche le storie horror. E cosa voglio fare? Vorrei portare dei racconti creepy, dei racconti horror realmente accaduti, quindi con documentazione all'interno del canale. Vorrei portarvi piccole spezzoni di storie, telefonate, audio, video interessanti e inquietanti. Ovviamente questo è un progetto che vorrei fare, ma vorrei sentire anche la vostra in proposito, perché se voi mi seguite soprattutto per il gaming, perché io sto parlando del gaming, ovviamente io continuerò a portare il gaming, ma una parte dei video andrà anche su queste creepy storie. Mettete che se in una settimana pubblico, facciamo un esempio, di 6 video di gameplay, accorcerò a 5 video e un video sarà per le creepy storie. Ovviamente non andrà a prevalere sul resto, ma sarà un'aggiunta al mio canale. Quindi se vi può far piacere, fatemelo sapere sempre qui nei commenti. Secondo progetto. Questo progetto non cambierà la conformazione del mio canale, ma diciamo che lo arricchirà. Ovvero, la mia intenzione è quella, grazie all'aiuto ovviamente di un amico che si chiama Desmo, porterò all'interno dei miei gameplay delle musiche da gaming composte da lui manualmente. Quindi, ragazzi, se le volete anche utilizzare per i vostri gameplay, potrete prenderle e riutilizzarle. Faremo anche delle playlist con i brani singoli, ma troverete anche all'interno dei miei gameplay, laddove io non parlo comunque di sottofondo, le sue musiche. Questo è un progetto che cercheremo di sviluppare insieme perché ovviamente bisogna comporre le musiche, cercare i titoli adatti e proporle anche a voi. E gradirei se mi faceste sapere proprio per questo progetto se vi piace come idea. Sarà proprio bello vedere le musiche che andremo a comporre all'interno dei miei gameplay. E cosa ne pensate soprattutto sul genere o sul tipo di musica che andremo ad utilizzare? Questo video ovviamente lo vedrà anche Desmo, quindi saluto Desmo che adesso in questo momento è indaffarato, diciamo, da un'altra parte
parte del globo e ritornerà presto verso aprile. Però se riusciamo, questo sempre tempo permettendo, cercherò di portare anche prima del suo arrivo, quindi prima di aprile, questi contenuti. Terzo progetto. Il progetto in questione riguarda i giveaway. Infatti io vorrei portare qualche giveaway abbastanza importante o comunque di rilievo. Se vi porterò magari un titolo poco conosciuto, magari cercherò all'interno di darvi un account abbastanza livellato o comunque un po' sviluppato. Se invece si tratta di un titolo più importante, ci avrete la copia, che comunque sia una cosa abbastanza interessante, e devo ancora studiare il metodo con la quale magari darò questa copia. Non so se farò live o se farò dei video ad estrazione o indovinelli o robe particolari. Non voglio fare il solito video dove appunto dico poi faccio un'estrazione, no, vorrei fare una cosa un pochettino più elaborata, però adesso vedremo come svilupparla. Spero che vi piaccia anche questa iniziativa, ovviamente fatemelo sapere qua sotto con un commento. E ok ragazzi, adesso passiamo ai ringraziamenti. Allora, io qui c'ho una lista perché le persone da ringraziare sono davvero tante, e c'ho anche il mio cellulare qua a fianco perché ho un'altra lista da fare, quindi le persone da ringraziare sono davvero tante e senza di loro probabilmente non sarei mai riuscita a raggiungere il punto in cui sono arrivata adesso. Sicuramente il primo ringraziamento va a Kramer. Senza di lui il mio canale, come l'avevo aperto tanto tempo fa, non avrebbe mai avuto la forma che ha adesso. Non avevo né i mezzi giusti per editare, non avevo un'immagine di copertina ben fatta. Grazie a lui sono riuscito, diciamo, a migliorare molto. Mi ha messo in mano gli strumenti e mi ha insegnato ad usarli correttamente. Ovviamente ho sempre tanto da imparare, non si finisce mai, mi reputo per niente bravo, ma sicuramente ho raggiunto una qualità migliore grazie a lui, e quindi questi ringraziamenti vanno soprattutto a lui, perché se no tutto questo non sarebbe possibile. Il secondo ringraziamento messo per secondo, proprio perché vi voglio raccontare in, diciamo, in ordine cronologico come si è sviluppato il mio canale, va ad MMORPG Italia. MMORPG Italia, per chi non lo conoscesse, è un portale che parla appunto del mondo MMORPG, ma del mondo online in generale. Porta recensioni, porta video, ha un grande forum dove si discute, si scambia, si vendono account, sono giveaway, insomma c'è davvero di tutto. Hanno a disposizione un TS, hanno a disposizione veramente un team affiatato e solido che aiuta la comunità online a rendere più piacevole, se così vogliamo dire, il loro tempo libero. Quindi ragazzi, un ringraziamento va anche a tutti voi dello staff di MMORPG Italia, in particolare a Davide, che mi ha dato la possibilità di gestire il loro canale YouTube. Quindi veramente un grazie di cuore ragazzi. Un altro ringraziamento, sempre in ordine cronologico, va all'Arcadia Crew, che è un gruppo che mi ha ospitato, mi ha invitato all'interno di questo gruppo Ernesto, ma dentro questo gruppo vi sono presenti anche altri componenti. Abbiamo Snaffy54, abbiamo IndieMesh e abbiamo AntoTND. Questo gruppo mi ha aiutato molto a crescere, proprio come sapienza del YouTube generale, in quanto loro gestiscono altri temi, altri tipi di giochi e altri format che in un certo qual senso hanno arricchito la mia conoscenza. Un altro gruppo che devo ringraziare, questo è più recente, è il gruppo di Dr. D. Bene ragazzi, io vi devo dire che ancora non vi conosco tutti, ma piano piano, giorno per giorno, vi sto imparando a conoscere, sto guardando i vostri canali che portano format diversi dai miei e sto vedendo veramente la passione che ci mettete all'interno. Non mancherò veramente mai di seguirvi, perché insomma il vostro gruppo è forte ed esserci all'interno dà forza anche a me. Quindi veramente complimenti Doctor, è unito a un gruppo di YouTuber veramente bravi e sono veramente contento di farne parte. Un altro ringraziamento va al Winner, un canale di YouTube che tratta diciamo le grafiche dei canali, più precisamente i banner. È veramente un ragazzo in gamba, potrete anche vedere il lavoro che ha fatto al mio canale, il nuovo banner, ovvero l'immagine di copertina del canale, fighissimo ragazzi, cioè lui ascolta veramente le vostre idee. Potete partire proprio da un colore, da una copertina che vi piace, e poi insieme
potete sviluppare veramente la copertina che più vi piace. Io l'ho fatto un po' dannare e gliel'ho rifatta fare 2 volte. E ve lo consiglio davvero tantissimo, se volete trovate il link del suo canale qua sotto in descrizione. Ma il ringraziamento più grande va come sempre ai miei iscritti, alle persone che hanno creduto in me, che mi hanno seguito fino a questo momento. Vi ringrazio, spero di non annoiarvi, anzi se lo faccio commentate, spiegatemi il perché e io cercherò di aggiustare il tutto. E ringrazio anche tutti quegli YouTubers che nonostante la presenza del loro canale e magari di un formato uguale al mio, comunque sia mi stanno seguendo, mi stanno supportando e apprezzano il lavoro che faccio. Ovviamente un ringraziamento va anche a tutti i miei amici che inizialmente hanno supportato un canale che era vuoto, privo di iscritti, mi hanno aiutato a non sentirmi solo all'interno di questa piattaforma. Più che supportato, mi hanno veramente sopportato perché li facevo una testa così. Ebbene ragazzi, io ho veramente concluso, spero di non essere stato troppo logorroico, questo video sta già durando troppo, ma credo di aver detto tutto quello che c'era da dire per il momento. Un ringraziamento ancora di cuore, davvero, va a tutti voi che mi seguite e che continuerete a seguirmi, spero. Ovviamente ci ribecchiamo sempre qua, ogni giorno all'interno del mio canale con tutti i contenuti che porto. Speriamo di vederci molto presto, nello speciale dei 1000 iscritti. Un saluto da Rubaldo, ragazzi, ci vediamo come sempre qua. Grazie ancora.